Prego, no, prego. Su questo tema delle carceri. Io volevo accendere una fiammella di luce, perché nelle carceri ci sono molte persone che non hanno commesso nulla e sono tantissimi in questo momento, sono molti, quelli che non hanno commesso nessun reato, forse per un errore giudiziario, e stanno in carcere. Vorrei rivolgere a loro un pensiero e alla magistratura, alla giustizia in generale, molta attenzione nel lavorare casi per casi. Io circa 20 anni fa, proprio con Rai 1, raccontammo la storia di Daniele Barillà. Un errore giudiziario clamoroso, fece circa 10 anni di carcere ingiustamente, non aveva commesso nulla. Io mi occupai di quel fatto lì, raccontando con una fiction quest'altro tema delle carceri, che è molto delicato e va approfondito. Gli innocenti. Sì, sono molti. E di due innocenti parliamo adesso, in questo bellissimo film, veramente. Non vi dico di andarlo a vedere, perché sta già diventando un piccolo fenomeno, sono i cinema, sì, in questi giorni. È partito, sì, in un modo incredibile. Lo vogliamo introdurre con le note di una meravigliosa canzone. Quale? Di un meraviglioso artista che avrebbe compiuto 78 anni due giorni fa. La voce l'avete già riconosciuta. Ai carretteri ogni tanto la saluto, i loro bisogni e muscoli ci abbulavano sopra una caccia di gettoli. Che meraviglia. Eh sì, Brividi, Stranizza Bellissimo. È il titolo anche del film di Beppe Fiorello, che ha avuto per il suo esordio della regia l'idea di prendere una storia, ispirarsi a un fatto di cronaca, per raccontare la storia di due personaggi che vi resteranno nel cuore. Loro si chiamano Nino e Gianni, e prima di parlarne, guardiamoli. Ciao. Ciao. Ma hai avuto problemi col motorino, vero? No, vedi che è stata colpa mia. Mi dispiace. No, ma non te preoccupare. Ti volevo chiedere scusa, ma tu scappassi subito. Ah, sei tu quello dell'incidente? Sì. Guarda che siamo una famiglia per bene, se c'è da pagare paghiamo. Dai, sa bene. No, ma non ne voglio soldi. Il motorino è a posto. Lo devo consegnare a un cliente da parte del mio principale. Io lavoro in un'officina. E ti sta facendo tornare a piedi il tuo principale? Infatti non ci voglio tornare più. Ma cerchi lavoro? Vabbè, ciao. Sì. Ti ammettissi picchi su sta camisa buona. Come ti chiami? Gianni, piacere. E da lì comincia... E nasce un'amicizia stupenda in un'estate degli anni 80 in Sicilia, bellissima. Tu l'hai inventato nell'82. Nell'82. Non a caso, anno dei mondiali. Mi sono liberamente ispirato ai fatti di Giarre. Non è stato più che un'idea, è stato un desiderio, il desiderio di ridare anche in quel caso un po' luce a quei due ragazzi che furono trovati uccisi perché si amavano. E misi da parte quell'articolo di cronaca con la promessa che avrei raccontato quella storia, che mi sarei ispirato liberamente a quei fatti di Giarre, e così è nato Stranezza d'amore. Questo film che ci racconta di un momento delicato della nostra vita, forse un momento divino, direi, l'adolescenza, quando ci si ama profondamente, quando l'amore è libero, bello, poetico. È assoluto, parleremo poi di Romeo e Giulietta, quindi l'assoluto proprio. L'amore assoluto, l'amicizia assoluta, l'amore dell'amicizia, stupendo. Vediamo delle immagini, vediamo le madri di questi due ragazzi, le famiglie, il tema, io non volevo fare un film tematico, poi in questi giorni io sto scoprendo il mio film attraverso gli occhi degli altri e il racconto del pubblico. Riscopro le cose che ho fatto sotto un altro aspetto, un'altra narrazione, altre emozioni. Mi dici che c'è della gente che va e si abbraccia alla fine del film. Ho saputo che in un cinema di Milano, all'Anteo di Milano, ci sono stati degli abbracci tra le persone in sala. Abbracci di emozione, di commozione, di amicizia. Ci sono aspetti profondi della
dell'attualità, che è un altro tema che io non volevo sfiorare, non ho fatto un film tematico. Però hai detto tu che non lo sapevo, in quella vicenda, da questa vicenda, sì? Si ispirò per reazione, nacque l'Arcigay, cioè l'Arcigay nacque proprio in, sì, diciamo in reazione, in seguito a questo fatto. In seguito a quel delitto, un mese dopo ci furono dei movimenti di protesta, perché fu chiarissimo che si trattò di un delitto di stampo, diciamo, odioso, ecco, diciamo, ecco, mettiamola così. Tempi, cioè, la domanda vera... E nasce proprio in Sicilia quel grande movimento per i diritti omosessuali, e questo mi fa onore. Cioè, mi fa una piacere. Sicilia che tu racconti, una Sicilia ovviamente all'epoca anche, molto chiusa. Ma molto... anche di una Sicilia che lo sappiamo tutti, che siamo sulle prime pagine di tutti i giornali internazionali adesso, più di prima è tornata quell'iconografia e quel marchio indelebile per noi siciliani, ma per noi italiani, che è la mafia soprattutto, e questo dispiace molto e fa male. E, questo amore freudiano a questo film, mi auguro che veicoli quella Sicilia che ha generato un amore. Non mi hai detto questa volta, perché io l'ho seguito per questo anno, come insomma, lui proprio questo film se l'è accudito come un figlio. Io sì, volevo tanti. Chiederti, ma è cambiata davvero la situazione da allora? Perché guarda, non so se possiamo mostrare, Christian, un titolo di qualche settimana fa, a Cuneo: violenza omofoba, giovane buttato a terra e preso a calci. Qui è 2023. Non è. Guarda, io ho detto in questi giorni. Cioè, speravo di fare un film, come possiamo chiamare, un film storico. Esatto, quello, no? Un film quasi... Un film del come eravamo, esatto. E invece ecco, purtroppo... Siamo ancora in parte. Quando i giornalisti in questi giorni mi dicono ma il film è molto, molto attuale, non è un complimento, cioè non mi fa piacere pensare, io non ho cavalcato nessuna onda, o volevo riportare luce su Tony e Giorgio, quei due ragazzi di Giarre, innanzitutto, e ricordarli, e il film è dedicato a loro. Tony due. E Giorgio erano i nomi, diciamo, veri. I nomi veri dei due ragazzi. E purtroppo di questi fatti ne accadono moltissimi, ma tantissimi fatti di discriminazione omosessuale accadono tra le quattro mura di casa, che sono quelle che noi conosciamo meno, e sono quelle discriminazioni che ci fanno arrivare in ritardo perché non le conosciamo, e si consumano all'interno delle famiglie. E per questo nasce anche un progetto bellissimo. Io conosco quelli di Milano perché sono venuti all'anteprima di Milano a vedere il film, i ragazzi accolti dal progetto Case Arcobaleno, che si occupano di ragazzi, accolgono ragazzi e ragazze omosessuali, diciamo brutalmente, cacciati o non riconosciuti dalle famiglie perché non accettano la loro scelta. Il loro essere, perché l'omosessualità non è una scelta, è un essere. È una condizione di esistenza. No, tra l'altro, una risposta proprio rapidissima, però te la voglio chiedere. Tra i commenti, qualcuno ha anche commentato, un anonimo, ma cosa c'entra Fiorello con i gay? Come, sì, me l'hanno detto. Ecco, come se uno dovesse dire, cioè, come se tu non potessi fare un film. Cioè, cosa vuol dire? Cosa significa? Ma questo mi ha fatto riflettere moltissimo. Cosa c'entra Giuseppe Fiorello con i gay? Io non ho risposte. Ti dico la verità. Non ho risposte. Rimango basito e preoccupato del fatto che secondo qualcuno io non avrei dovuto occuparmi di quella vicenda, non avrei dovuto ispirarmi a quel fatto di cronaca e trasformarlo in un racconto popolare. Non lo so, mi sembra un... come dire... Posso una, dire? Come una, si dice in siciliano? Una minchiata. Ecco, fotti. Scusate, stasera è la serata della spontaneità. Sì, ma etimologicamente. Etimologicamente, esatto.